Eccezionale intervento a San Bassiano, robot Da Vinci utilizzato per la prima volta in Otorino la laringoiatria. Accoglienza profughi dopo l'intervento per il prefetto di Vicenza, cresce la preoccupazione tra i sindaci del territorio. I sindaci dipendono da Roma, ma noi dobbiamo difenderci, così il governatore Zaia dopo l'out-out del prefetto di Vicenza. Caos Banche Venete, bisogna sostenere le aziende coinvolte nella perdita di capitale per attutire il contraccolpo, così il senatore Santini. Semina il panico più di un'ora in pieno centro a Marostica, puntando una pistola contro i passanti, fermato 22enne. Sbanda, esce di strada e finisce in un fossato, salva per miracolo una 26enne di Cismon del Grappa. William Beozzo resta alla guida di Api Industria Vicenza, continuerà a sostenere le battaglie per le imprese manifatturiere ed il territorio. Chiude lunedì prossimo per la durata di un anno via Cadolfina per permettere la realizzazione del sovrappasso della Pedemontana. Partita di calcio in nome della solidarietà domani a Campese, a scendere in campo avvocati e medici bassanesi. In apertura di telegiornale vi mostriamo le immagini riprese in esclusiva da Rete Veneta di un intervento di ultima generazione effettuato nei giorni scorsi al San Bassiano dall'equipe del primario di Otorino Laringoiatria Paolo Agostini. Guardate. Adesso iniziamo l'intervento e dobbiamo togliere la tonsilla palatina per avere una migliore esposizione. Quelle che state vedendo sono le immagini inedite del primo intervento effettuato al San Bassiano con l'utilizzo del robot chirurgico Da Vinci in ambito otorino-laringoiatrico. Un intervento di laringectomia sovraglottica con tecnica robotica. L'intervento consiste nell'asportare la parte sovraglottica della laringe, cioè praticamente l'epiglottide e le corde vocali false, lasciando le corde vocali vere, le ritenoidi e tutta la struttura, in modo che il paziente possa parlare regolarmente e mangiare normalmente senza problematiche. Rispetto a un intervento fatto con tecnica tradizionale open, questo permette tempi di recupero molto più veloci. Un intervento delicatissimo, il più difficile tra quelli realizzabili con l'impiego del Da Vinci, che ha richiesto una preparazione attenta dell'intera equipe bassanese, formata per mesi dal massimo esperto di chirurgia robotica in azione oggi in Italia, il professor Vicini di Forlì. L'area che noi dobbiamo rimuovere è questa, che è l'epiglottide sottostante e la corda vocale false. Per arrivarci, per avere una migliore esposizione, abbiamo tolto una tonsilla di sinistra. In sostanza, il dottor Agostini ha operato un uomo di mezza età senza mai appoggiare le sue mani sul paziente. Ha guidato delicatamente le braccia del robot, coadiuvato da un'equipe di assistenti. Io fondamentalmente ero seduto a una console lontano dal paziente e manovravo delle braccia robotiche che lavoravano al mio posto. Un ruolo fondamentale in ogni caso ce l'ha anche il mio aiuto, che mi assiste proprio sulla bocca del paziente, aspirando e spostando un attimo, aiutandomi nelle manovre che io devo fare. Quindi è essenziale la collaborazione di tutte e due le figure. L'intervento possiamo dire che è riuscito. L'intervento è riuscito molto bene, il paziente ora sta bene. Con questa tecnica chirurgica assolutamente all'avanguardia, i tempi di recupero dei pazienti arrivano a dimezzarsi. Per questo il robot chirurgico verrà impiegato con sempre maggiore frequenza. Sarà indicato in tutte le patologie che comportano un'ipertrofia della base linguale, un'ipertrofia associata a ipertrofia tonsillare, in tutte le patologie dell'ipofaringe e anche nei tumori dello spazio parafaringeo, cioè dei tumori dietro la parotide. Una nuova frontiera della chirurgia, dunque, quella già raggiunta a San Bassiano grazie alla generosità di imprese e privati del territorio e che permette all'ULS3 di confermarsi ancora una volta eccellenza della sanità nazionale. E questo dunque è quanto accaduto nei giorni scorsi a San Bassiano, un'operazione che già da sola rappresenta gli obiettivi dell'intera ULS3. L'ultimo intervento che è stato fatto anche in Otorino ci fa vedere che andiamo verso gli obiettivi che ci siamo posti come inizio di mandato, quindi l'efficienza, migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni.
La chirurgia robotica a San Bassiano non è certo una novità. Il robot di prima generazione è presente in via dei Lotti già da ormai 4 anni, utilizzato in prevalenza dall'equipe di urologia. Ora il nuovo robot Da Vinci rappresenta il massimo dell'innovazione tecnologica e ha permesso alla direzione dell'ULSS3 di estendere l'utilizzo a diverse aree. Una nuova generazione di robot che ovviamente con evoluzione tecnologica, miglior visione, miglior facilità, miglior precisione nell'accesso chirurgico, ma soprattutto da parte nostra una politica di ospedale di estendere queste metodiche anche ad altri due reparti per ora e in prospettiva qualche altro, lo Torino che ha già iniziato l'attività, a breve inizierà la chirurgia generale e in futuro forse la ginecologia. Un utilizzo multidisciplinare dello strumento dunque, ma anche una preparazione specifica del personale medico chiamato a conoscere il robot nei minimi dettagli, perché senza un personale qualificato il robot da solo non potrebbe esistere. Noi sviluppiamo molto la formazione, perché la formazione è indispensabile, tenere sempre aggiornati su tutte le ultime novità i nostri professionisti, e da ultimo i professionisti non sono da soli, quindi lavorano in equip e spesso sono equip multidisciplinari, quindi stiamo sviluppando anche una sinergia di squadra. E con il prossimo servizio ci occupiamo dell'accoglienza dei profughi dopo l'incontro a Vicenza tra prefetto e sindaci della provincia. Siamo stati in alcuni comuni del comprensorio per capire qual è oggi la situazione. Il prefetto ci ha proprio chiesto in maniera molto esplicita: io ho 50 profughi richiedenti asilo qua sotto, voi sindaci cosa fareste? Cassola come risponderà? Ho detto: prefetto, mi raccomando, sia non solo forte con i deboli e debole con i forti, ma sia forte con tutti, perché in queste condizioni qualsiasi comune che dice no, perché no, scarica il problema sul comune vicino. Siamo per un no, ma non un no ideologico senza se e senza ma. Ci rendiamo conto che se devono essere ripartiti questi tra i 69 comuni che finora non ne hanno neanche uno, questo è corretto che sia fatto. Quello che denunciano alcuni sindaci in merito alla questione profughi è la totale assenza di un programma definito dal governo. Siamo proprio allo sbando totale. Quando ci dice vi scarichiamo davanti al comune, capiamo che questo è uno sbando totale, è uno Stato che non c'è, uno Stato che crolla, uno Stato che non dà una mano ai sindaci, che sono quelli che sono le sentinelle del territorio. Rosa è pronta a raccogliere questi disperati? Ma io l'ho sempre detto, se i disperati arrivano da una guerra sono ben accetti, anzi vanno integrati e vanno fatti. Il problema è che non arrivano famiglie, arrivano giovani che ci ritroviamo poi per strada. Questo è un altro problema molto importante. Come sindaco ho la responsabilità di controllare, se non altro, che la cooperativa sia seria e che il luogo in cui sono messi questi richiedenti asilo siano luoghi non di ammassamento, ma piccoli luoghi, in maniera che sia diffusa, come dicevo prima, questa distribuzione. Nove non ha strutture pubbliche intese come appartamenti di edilizia popolare fruibili in cui poter ospitare i rifugiati. È chiaro che bisognerà operare per un'azione di solidarietà tutti insieme. Da Nove a Mussolente. Mussolente già ne accoglie 4 attraverso una cooperativa e diciamo che Mussolente è pronta ad accoglierne magari in altri 4 o 5, nel senso per arrivare con una media di 1,5 ogni 1000 abitanti, che sono gestibili e non creano soprattutto ghetto. E proprio questa sera alcuni sindaci del territorio dell'area di centrodestra si incontrano per cercare di capire come affrontare la situazione. Il tema è scottante, non vorremmo che ci passasse sulla testa tutti quanti e arrivassero in capo ai sindaci questi grossi problemi che non, proprio in questo momento non ci servono. E sulla questione è intervenuto oggi anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Ma i prefetti devono decidere, in questo caso penso che si sia deciso se stare col governo o stare con il governo del Veneto, che ha deciso assieme ai veneti che non vogliamo più immigrati. Sono dei dipendenti del Ministero degli Interni i prefetti, cioè inutile che cerchi, andiamo al concreto, sono dei dipendenti del Ministero degli Interni, lo stipendio a fine mese arriva dal Ministro Alfano per semplificare la cosa e quindi è logico che rispondano a quelle dinamiche. Dall'altra parte ci siamo noi che lo stipendio non lo prendiamo da Roma, ma lo prendiamo dai veneti e difendiamo i veneti. Banche venete per far chiarezza sul difficile momento che stanno vivendo. E insieme a loro anche gli esponenti della politica. Servizio.
L'impatto che avrà, che ha già avuto la crisi delle banche con oltre 10 miliardi di perdite, abbiamo preoccupazione che sicuramente avrà ricadute importanti sul tessuto produttivo, si parla di più di 1000 aziende coinvolte. La CISL porta attorno ad un unico tavolo tutte le banche del Veneto, il governo, la regione e gli industriali. Il tema è quello dello tsunami che ha travolto Veneto, ma anche la Popolare di Vicenza. Oggi a Padova il faccia a faccia per fare chiarezza e portare tutta la preoccupazione del sindacato, che chiede un intervento della politica per riportare fiducia e forza al sistema bancario veneto, indebolito dopo le note e dolenti vicende. Ecco le domande che la CISL ha rivolto direttamente ai dirigenti Cristiano Carrus di Veneto Banca e Francesco Iorio della Popolare di Vicenza. Quali banche rimarranno nella nostra regione? La seconda, che tipo di azioni verranno prese per i risparmiatori e in maniera particolare quei risparmiatori fragili, deboli? E gli impatti sui livelli occupazionali? Come rilanciamo il tessuto produttivo veneto, perché oggi il tessuto produttivo veneto è alla ricerca di credito. La magistratura deve dare al più presto una risposta ai risparmiatori che sono stati truffati. Allo stesso tempo bisogna sostenere le aziende coinvolte nella perdita di capitale per attutire il contraccolpo. Queste le parole del senatore del PD Santini, intervenuto nel convegno. Bisognerà affrontare, penso che sia un tema anche del convegno di oggi, ed è importante tutto quello che dovrà fare il sistema istituzionale, politico, per sostituire tutto questo credito che sostanzialmente non ci sarà più per molto tempo nel Veneto. E qui questo richiama direttamente il sistema produttivo, la necessità di sostenere anche dal punto di vista del capitale le aziende, perché molte aziende avranno un contraccolpo forte dalla perdita di valore delle azioni, dalla cancellazione delle azioni, e quindi si rischia di avere poi un contraccolpo anche occupazionale, produttivo, quindi a danno si aggiungerebbe danno, quindi bisogna intervenire e operare in questo senso. E il rinnovo delle cariche dirigenziali da parte di Apindustria Confimi Vicenza non ha riservato sorprese a Bassano, dove William Beozzo, presidente uscente, resta saldo alla guida di un gruppo di lavoro che negli ultimi anni è stato protagonista di numerose battaglie per le imprese manifatturiere ed il territorio, come quella, ricordiamo, per la riapertura del tribunale o per la realizzazione delle grandi infrastrutture a servizio dell'area pedemontana. Resteremo sempre vicini agli imprenditori e alla gente, assicura Beozzo, affrontando i problemi reali delle imprese, ma anche le questioni di grande rilevanza sociale, come la disoccupazione o i drammi vissuti dalle vittime di una crisi economica che non ci siamo ancora lasciati alle spalle. Ed ora la cronaca con un inquietante episodio avvenuto qualche sera fa in pieno centro a Marostica. Ha seminato il panico per quasi un'ora in pieno centro a Marostica, fino a quando attorno alle 22 è stato fermato dagli agenti del commissariato e condotto al San Bassiano per controlli sanitari. Protagonista di quest'ora di follia è Guido Sasso, trentenne marosticense, noto alle forze dell'ordine. Mercoledì sera, con una pistola giocattolo priva del tappo rosso, ha seminato il panico lungo via Roma, puntando l'arma contro i passanti e pronunciando frasi senza senso. Probabilmente sotto l'effetto dell'alcol è arrivato persino a fermare un'auto sulla quale viaggiavano una donna e la sua bambina e puntare al finestrino la pistola. Solo verso le 22 è stato bloccato dagli agenti del commissariato, che hanno informato la procura e accompagnato il trentenne all'ospedale. Per l'uomo è scattata una denuncia a piede libero per minacce. E ancora cronaca con un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Romano De Zelino. Forse il terreno reso scivoloso dalla pioggia è all'origine del sinistro stradale avvenuto attorno alle 21 di ieri in via Carlesi a Romano De Zelino. Una giovane di 26 anni, di Cismondo del Grappa, ha perso il controllo della sua Seat Ibiza, finendo prima per abbattere parte di una recinzione metallica e fermarsi poi con l'auto in bilico sulla scarpata. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano, che hanno messo in sicurezza l'auto per evitarne il ribaltamento e consentendo così di estrarre la donna dalla vettura. La 26enne è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 e condotta al San Bassiano. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo con la rimozione dell'auto sono terminate solo attorno alle 23. E un altro incidente stradale è avvenuto questa mattina a Castello di Godego. Incidente stradale questa mattina in via Caprera, Castello di Godego. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, una Toyota Yaris ha tamponato un camion che la precedeva, finendo per essere colpita a sua volta da un furgone. Nell'impatto l'automobile è finita sotto al mezzo pesante. Per estrarre il veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Solo contusioni, fortunatamente per l'autista della Yaris, una donna di 51 anni di Rosà. Ed ora Rosà per alcune importanti variazioni nella viabilità.
tempo di chiusura per via Cadolfin, l'arteria che collega Rosae e Bassano del Grappa. Con l'avanzamento dei lavori di realizzazione della pedemontana veneta e la necessità di abbattere il ponte sulla nuova Gasparona, l'amministrazione comunale ha emesso l'ordinanza di chiusura di via Cadolfin dall'incrocio con le vie Crocerone Carbonara fino a quello con le vie Caborini Salvo d'Acquisto. La strada, che rimarrà comunque percorribile per i residenti, sarà messa a disposizione di SIS da lunedì 13 giugno. Tempo previsto per la sua riapertura a un anno. Nel frattempo sono previste alcune modifiche alla viabilità dell'intera zona. Via Carpellina sarà per questo resa a senso unico nell'andamento sud-nord, mentre verrà riaperto anche il passaggio di via Rambolina sul territorio bassanese, chiuso per lavori da oltre 2 anni. E lunedì prossimo, 13 giugno, sarà rimossa la passerella pedonale ferroviaria tra via Gramsci e via Piave. Data la necessità di eseguire i lavori in sicurezza, la viabilità della zona subirà alcune modifiche temporanee. Quindi fino a mercoledì sarà interdetto il traffico veicolare pedonale nell'area corrispondente al parcheggio di via Gramsci, eccetto per il transito di pedonali e residenti. Inoltre, nei 3 giorni di lavori sarà istituito il divieto di sosta temporanea sui lati est ed ovest di via Gramsci, dall'intersezione con via Vaccari all'intersezione con via Passalacqua. Ed è tutto pronto domani a Campese per il tradizionale appuntamento all'insegna della solidarietà con la partita di pallone organizzata dalla Youth Sport Bassano, la formazione degli avvocati bassanesi che si scontreranno contro i medici dell'ospedale San Bassiano. La manifestazione sarà interamente dedicata a favore dell'associazione oncologica San Bassiano Onlus. Quindi fischio d'inizio alle 15.30 agli impianti sportivi di Campese. E anche con la pagina dell'Alta Padovana torniamo ad occuparci di sanità. Si attende ancora il nome del direttore generale che prenderà il posto di Claudio Dario. Uscito di scena il direttore generale dell'ULS 15-16-17 Claudio Dario, la conferenza dei sindaci dei 28 comuni dell'Alta Padovana chiede a gran voce che venga nominato il nuovo direttore. È una necessità per il territorio, dichiara il presidente della conferenza Alessandro Bolis. Oggi c'è da un lato la necessità urgente di avere un interlocutore per poter continuare tutto quello che era la programmazione, la logica provinciale, per carità, in un'attività che si era iniziata con Dario, e dall'altro rassicurare chiaramente il territorio dell'US 15, 28 comuni dell'US 15 che oggi mi onoro di rappresentare, che la situazione non cambierà, cioè la qualità dei servizi che noi eroghiamo ai nostri cittadini, pensiamo alle funzioni delegate che i comuni in modo particolare in questa azienda hanno in modo totale per quanto riguarda i servizi sociali, ecco, tutte queste cose hanno la necessità di avere interlocutori per il quale trovare il giusto ragguaglio nella programmazione. E lancio un appello diretto al presidente del Veneto, Luca Zaia. Ci speriamo che il presidente Zaia, so che tra l'altro anche nell'ultima inaugurazione di Campo San Piero era venuto e ci aveva dato ottime speranze, speriamo che sia veloce questa insomma azione di sostituzione del direttore generale. Il governatore ha detto che sarà, che lo conosciamo, che è uno che è all'interno del sistema della sanità veneta da tanto, e ecco, io mi auguro, ecco, che sia innanzitutto un professionista valido come quelli che abbiamo avuto finora, perché gli impegni sono tanti, dal CTO di Campo San Piero al completamento di tutti i servizi dell'ospedale di Cittadella, alla continuità che dobbiamo dare al territorio, la medicina di gruppo integrata, tutti i servizi degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali, ecco, tutte cose fondamentali e importanti per i quali ci siamo impegnati anche come conferenza dei sindaci. E andiamo a Cittadella, dove oggi e domani, in occasione delle notti bianche, ci sarà una particolare intensificazione dei controlli sul territorio. Massiccio sarà l'impiego di agenti della Polizia Locale di Cittadella, coordinata dal comandante Samuele Grandin, per prevenire e contrastare reati contro il patrimonio, abuso di sostanze alcoliche e droga. Si prevede quindi un'azione integrata con carabinieri e guardia di finanza, focalizzante in particolar modo sulla criminalità comune, quindi un robusto meccanismo di copertura del centro storico, la cui ripartizione in zone suddivise tra i diversi agenti lo renderà ancora più efficace. In ausilio anche una pattuglia di pronto intervento esterna alle mura. E siamo al termine del nostro telegiornale, quindi vi ricordo Agricoltura Veneta nel fine settimana. Allora vediamo alcune anticipazioni da Angelo Squizzato. Sì, buonasera a tutti da Porto Urguaro. Domani e domenica in Agricoltura Veneta vi parleremo di frumento, vi parleremo di grano che ci dà il nostro pane quotidiano. Come sta maturando
e Albano Furlan. Ma è frumento, e quest'anno è stato baciato dalla fortuna perché abbiamo avuto le piogge cadenzate regolari ed hanno permesso uno sviluppo delle piante in modo ottimale. La produzione si presenta tra le migliori degli ultimi anni. Sopra di noi c'è un cielo nuvoloso, nuvoloso anche per i prezzi a quanto pare. Questo sì, questo purtroppo è il grosso problema che abbiamo in agricoltura. I nostri prodotti non vengono remunerati neanche a coprire i costi di produzione. Questo è il grosso problema. Che prospettive per il frumento e anche per gli altri cereali coltivati qui nell'area di Porto Gruaro? Ma se la politica e i mercati non prendono provvedimenti, saremo costretti, vedremo molti campi incolti in futuro perché non c'è più la redditività. Vi mostreremo quindi come una volta si trebbiava il grano e vi parleremo della manifestazione dei pensionati della CIA del Veneto a Padova, manifestazione pacata ma decisa nelle richieste, e poi tante tante notizie. Appuntamento a domani domenica con Agricoltura Veneta. Buona serata a tutti. Grande attualità questa sera Focus alle 21.05 con il nostro direttore. Ci saranno anche Roberto Ciambetti, Sergio Berlato, Mario Dall'Attore, William Beozzo, Paolo Pizzolato, Marco Zabotti, Giovanni De Rio e Davide Visentini, e anche voi telespettatori con i vostri sms. Ora vi lascio le previsioni del tempo del generale Giancarlo Iannicelli. Vi ringrazio dell'attenzione, arrivederci. Ben accetta, oggi abbiamo avuto una pausa di tempo stabile, di bel tempo, però è temporaneo, è dovuto solo all'intervallo tra il passaggio di un sistema perturbato e del successivo, perché purtroppo rimane una discesa di aria fredda dal nord Atlantico che provoca e provocherà per gran parte anche della prossima settimana instabilità su tutta la nostra regione, quindi sul Vicentino e sul Bassanese. Più in dettaglio prevediamo appunto sulle nostre zone. Per domani inizialmente una nuvolosità irregolare, poi qualche precipitazione, prima sul Bassanese e poi sul Vicentino, precipitazione che nel pomeriggio poi si diffonderanno. Pausa durante la sera e poi per domenica di nuovo peggioramento veloce in mattinata, quindi inizialmente ancora una nuvolosità irregolare e poi precipitazioni anche a carattere temporalesco, quindi non un bel fine settimana dal punto di vista meteorologico. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli di direzione meridionale di provenienza. Le temperature, ecco, 17, 18, 19 gradi le minime e le massime dai 21, 22 ai 23 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto mosso.